Ora definiamo il potenziale gravitazionale e potenziale elettrostatico indicati con la lettera V, V maiuscola. Prima di darne la definizione, vediamo il concetto intuitivo. Partiamo dal caso semplice, quindi la Terra, stiamo vicino alla superficie terrestre, poniamo un sasso di massa M. Già sappiamo che questo sasso sente il campo di gravità della Terra, che è questa freccia rivolta verso il basso. Infatti la Terra intorno a sé fa questo campo di gravità. Dall'interazione della massa M con il campo di gravità terrestre nasce la forza peso. Però la Terra intorno a sé non genera soltanto il campo di gravità, genera anche un potenziale gravitazionale che è dato da questa formula, dopo la vediamo meglio. M è la massa della Terra, R è la distanza dal centro della Terra. E il sasso non solo interagisce e risente del campo di gravità, ma interagisce anche con il potenziale che la Terra ha generato in quel punto dove si trova il sasso. Quindi interagisce con questo potenziale e il sasso acquista l'energia potenziale gravitazionale, che è data da M per V. Proprio questa formula rappresenta l'interazione tra la massa del sasso e il potenziale gravitazionale che è presente in quel punto dello spazio dove sta il sasso, generato il potenziale gravitazionale dalla Terra. In queste figure lo vediamo espresso nel caso generale, non necessariamente vicino alla superficie terrestre, ma anche più lontano. Abbiamo un punto dello spazio. Per adesso non ci mettiamo nessun sasso, quindi non c'è niente in questo punto, c'è soltanto il campo di gravità che genera la Terra verso di lei e c'è anche il potenziale gravitazionale che genera la Terra in quel punto lì. Infatti, per parlare di campo gravitazionale e potenziale gravitazionale, non è necessario mettere un sasso qua, basta prendere un punto qualunque dello spazio, perché il campo e il potenziale sono concetti che io chiamo single, cioè hanno bisogno soltanto di una massa sorgente, in questo caso la Terra. Basta una massa, intorno a sé questa genera un campo di gravità in tutti i punti dello spazio e un potenziale gravitazionale. Naturalmente i valori del campo di gravità e del potenziale gravitazionale variano da punto a punto. Però per parlare di campo di gravità e potenziale gravitazionale basta avere una massa sola, la massa in questo caso della Terra. Una cosa simile accade nel caso elettrostatico. Per parlare di campo elettrostatico non è necessario avere due cariche, basta averne una. Prendere un punto qualunque dello spazio, lì c'è un campo elettrostatico, è il campo generato dalla carica sorgente. In questo caso è una carica sorgente positiva, quindi fa un campo elettrostatico verso l'esterno, mentre invece nel caso della gravitazione la Terra fa un campo gravitazionale verso di lei, perché sappiamo che si tratta di la gravità è una forza attrattiva. Inoltre, la carica sorgente non solo genera il campo elettrostatico, ma genera anche il potenziale elettrostatico, che è dato da questa espressione che dopo vedremo meglio perché, come vedremo meglio perché anche questa. In questa espressione vediamo che c'è perfetta analogia perché la costante di gravitazione universale G è rimpiazzata dalla costante dell'elettrostatica K0, la massa della sorgente, l'unica massa presente. In questo caso la Terra è rimpiazzata dall'unica carica presente, questa, e poi c'è la distanza dal centro di questo punto, dal centro della Terra o della carica sorgente. Quindi finora abbiamo spiegato queste formule. Sono concetti, ribadiamo, single, campo e potenziale sono generati da una sola massa o da una sola carica. Vediamo anche la perfetta analogia che c'è tra il caso gravitazionale e il caso elettrostatico. Con le sostituzioni che abbiamo già detto, gk0 e le masse diventano le cariche. Ora andiamo a mettere nel punto P una seconda massa, quindi un sasso, oppure una seconda carica. Cominciamo con il caso gravitazionale, ci mettiamo un sasso. Ora quindi abbiamo due masse e nasce la forza gravitazionale. Questa è la legge di Newton, gmm diviso r al quadrato. È la legge della gravitazione universale di Newton. Come possiamo interpretare questa formula? Che è una formula, come dico io, che è un concetto di coppia, perché contiene due masse, entrambe le masse. Invece il campo gravitazionale e il potenziale contenevano una sola massa, quindi erano concetti single. Allora, interpretiamo questa forza gravitazionale come l'interazione del sasso
del sasso che abbiamo messo qua con questa cosa qui, che è, già lo sappiamo, il campo gravitazionale generato dalla Terra nel punto dove abbiamo messo il sasso. In pratica è successo che il sasso ha sentito il campo gravitazionale della Terra in quel punto lì dove è il sasso, e dall'interazione è nata la forza gravitazionale. Possiamo anche scriverlo così: la forza gravitazionale nasce dall'interazione, si chiama anche accoppiamento, tra la massa del sasso e il campo di gravità mg, il campo di gravità della Terra. Questo. La stessa cosa sappiamo che succede anche nel caso dell'elettrostatica. Quando noi mettiamo una seconda carica vicino alla carica sorgente, per esempio una seconda carica positiva anche lei, questa seconda carica sente il campo elettrostatico generato in quel punto dalla carica sorgente, che è questa freccia nera, e che è dato il campo elettrostatico da questa espressione. E nasce quindi la forza di Coulomb, che è un concetto di coppia. Vediamo infatti le due cariche, la sorgente e l'altra, e questa forza nasce dall'interazione tra la seconda carica, Q minuscola, con il campo elettrico della prima carica. Infatti possiamo anche scrivere così la forza elettrica, elettrostatica, nasce dall'interazione di questa carica Q piccola, eccola, con il campo elettrico, eccolo qua, in questo qui evidenziato, campo elettrico generato dalla carica sorgente. Qui si vede l'interazione tra la carica Q e il campo elettrico. Poi sappiamo, così tra parentesi, anche che la forza elettrica può nascere verso destra o verso sinistra, cioè nello stesso verso del campo elettrico, se la carica che abbiamo messo è positiva, nel verso opposto al campo elettrico, se la carica che abbiamo messo è una carica negativa. Ora prendiamo in esame l'energia potenziale elettrostatica. Abbiamo detto che l'energia potenziale elettrostatica vale questa formula qui. K0QQ su R è un concetto di coppia, perché vediamo le due cariche, Q grande e Q piccola, quindi per parlare di energia potenziale elettrostatica bisogna avere due cariche, non si può avere una carica sola. Con una carica sola possiamo parlare di potenziale elettrostatico generato da quell'unica carica, eccola, in questo punto qui dove non c'è la seconda carica. Ma se noi ci mettiamo la seconda carica, nasce l'energia potenziale elettrostatica, questa, che è un concetto di coppia e la possiamo interpretare come abbiamo interpretato la forza, cioè come un'interazione tra la carica Q minuscola che abbiamo messo qui o qui e il potenziale che era già presente lì, il potenziale elettrostatico. Ecco quindi perché il potenziale elettrostatico ha questa espressione, perché nella formula dell'energia potenziale elettrostatica vediamo l'interazione tra la seconda carica e qualcosa che era già presente lì. Questa cosa che era già presente lì è il potenziale generato dalla carica sorgente, che quindi ha l'espressione K0Q su R. Dunque, la seconda carica, positiva o negativa, non importa, non solo interagisce con il campo elettrico generato dalla sorgente e da questa interazione nasce la forza elettrica, ma la carica Q minuscolo interagisce anche con il potenziale elettrostatico generato dalla sorgente in quel punto. E da questa interazione tra la carica Q minuscolo e il potenziale elettrostatico che si trovava già lì, nasce l'energia potenziale elettrostatica. Si dice che la carica ha acquistato energia potenziale elettrostatica, Q per V, e qui vediamo l'interazione Q per V. È scritta anche qua l'interazione Q per il potenziale elettrostatico generato dalla carica sorgente. Quindi, riassumendo, la carica che noi abbiamo messo qua, la seconda carica Q minuscola, sente due cose: sente il campo elettrico e nasce la forza elettrica, sente il potenziale elettrostatico in quel punto e nasce, cioè acquista la carica, energia potenziale elettrostatica. Vediamo anche che le formule sono intuitive, perché rappresentano proprio l'interazione: la carica che abbiamo messo sente il campo elettrico, la carica che abbiamo messo sente il potenziale elettrostatico. Dall'interazione con il campo elettrico nasce la forza elettrica, dall'interazione con il potenziale elettrostatico la carica acquista energia potenziale elettrostatica. Ora, per analogia, la stessa cosa accadeva nel caso gravitazionale.
Quando mettiamo un sasso in questo punto dove è già presente il campo gravitazionale della Terra e anche il potenziale gravitazionale della Terra, allora questo sasso interagisce con entrambi. Contemporaneamente interagisce con il campo gravitazionale della Terra e nasce la forza peso, cioè la forza gravitazionale, che è sempre attrattiva. Poi, contemporaneamente, il sasso interagisce con il potenziale gravitazionale. Questa è la formula dell'interazione tra il sasso e il potenziale gravitazionale. Questa invece è la formula dell'interazione tra il sasso e il campo gravitazionale. Il sasso interagisce con il campo gravitazionale e nasce la forza di gravità. Il sasso interagisce con il potenziale gravitazionale, acquista energia potenziale gravitazionale. Questa è l'espressione del potenziale gravitazionale. Infatti, la ricaviamo dalla formula dell'energia potenziale gravitazionale. Sappiamo che è questa espressione meno gmm su r. Allora, la vediamo questa formula, che di nuovo è una formula di coppia, perché ha le due masse, come una interazione tra il sasso e questa roba che era già lì presente in quel posto dove sta il sasso. Quindi questa roba che era già lì è il potenziale gravitazionale generato dalla Terra. Qui sono riassunte le formule, come nel caso elettrico, anche nel caso gravitazionale. Abbiamo il sasso che sente il campo gravitazionale, nasce la forza di gravità. Abbiamo il sasso che sente il potenziale gravitazionale della Terra, in quel punto lì, e il sasso acquista energia potenziale gravitazionale. Vediamo di nuovo la perfetta analogia tra il caso gravitazionale e il caso elettrostatico. Le masse diventano le cariche, il campo di gravità diventa il campo elettrico, la forza elettrica corrisponde alla forza di gravità, il potenziale, qui li ho sempre chiamati V, avrei dovuto distinguerli forse VG, VE, comunque questo è il potenziale gravitazionale, quest'altro è il potenziale elettrostatico, il sasso sente il potenziale gravitazionale, la carica Q piccola sente il potenziale elettrostatico e nascono le energie. Cioè acquistano il sasso e la carica Q piccola, acquistano le energie gravitazionale e l'energia elettrostatica.